pomeriggio presso il Palazzo Nieddu del Rio la ricognizione archeologica dell'Ocri Sarvi 2019 della Scuola Normale Superiore di Pisa a cura del SAIT, Laboratorio di Storia, Archeologia, Epigrafia, Tradizione dell'Antico, sul territorio della colonia magno-greca di Locri e Pizzeferi. Sono intervenuti Rossella Agostino, direttore Musei e Parco Archeologico di Locri, afferenti al Polo Museale della Calabria, guidato da Antonella Cucciniello, Anna Sofia, assessore comunale alla cultura, Alfredo Ruga, SABAP per la città metropolitana di Reggio Calabria e di Vibo Valentia, Gianfranco Adornato e Antonino Facella della Scuola Normale Superiore di Pisa. L'idea progettuale è finalizzata ad una sempre maggiore valorizzazione e conoscenza del patrimonio archeologico locrese. Un incontro che ormai facciamo annualmente alla fine delle nostre campagne di ricognizione, che fanno parte di un progetto sull'Ocri. Questa parte di progetto si chiama Locri Survey e serve ad informare la cittadinanza e l'opinione pubblica su quelli che sono poi i progressi delle nostre ricerche sul territorio di Locri. Quasi tutti conoscono gli scavi della città di Locri, molto poco si conosceva del territorio, e le nostre indagini servono invece ad approfondire anche la conoscenza delle campagne che stavano intorno a Locri nell'antichità, dalla preistoria fino al Medioevo e oltre. Con la nostra metodologia di indagine, unita ovviamente ad altri metodi di indagine, stiamo scoprendo tanti aspetti relativi al territorio della Locride nell'antichità, ad esempio che era un territorio estremamente ricco e popolato nella protostoria, quindi nell'età del bronzo e del ferro, e anche poi in età greca, dopo l'impianto della colonia, che poi il modo di sfruttamento del territorio cambiò in età romana, in età tardo antica e medievale, con un insediamento diverso. Quindi diciamo che le nostre indagini servono a scoprire tanto della storia antica di un comprensorio, oltre che a trovare tanti siti archeologici che non si conoscevano prima, che possono essere conosciuti e quindi anche protetti, eventualmente valorizzati, e quindi anche un contributo poi alla pianificazione di tutte le infrastrutture. E stasera un nuovo incontro presso la Biblioteca Comunale di Locri e la presentazione dei dati acquisiti dal nuovo survey, le ricognizioni sul territorio di Locri a cura della Scuola Normale di Pisa in collaborazione con la soprintendenza della città metropolitana di Reggio e Vibo, e noi come polo museale, come museo di Locri, abbiamo pensato di promuovere questa iniziativa per far conoscere questa ennesima attività di ricerca e di conoscenza del territorio nell'antichità. All'incontro di oggi è stato voluto dalla soprintendenza e dal polo museale per presentare i risultati della campagna di ricerca che sta eseguendo la Scuola Normale Superiore di Pisa nel territorio. Si tratta di ricognizioni, quindi si percorrono i terreni nei vari comuni della Locride alla ricerca di evidenze archeologiche che servono sia per dare un'idea del popolamento in tutte le epoche e sia per fornire strumenti di conoscenza per noi che poi eserciteremo la tutela. Come negli altri anni, le ricerche della Scuola Normale hanno permesso di conoscere parecchi insediamenti, siti, cioè quindi luoghi dove hanno abitato sia in età greca sia in età romana, ma anche nel Medioevo, le varie popolazioni che erano stanziate qui nel territorio. In particolare le conoscenze che sono venute fuori dalle fattorie o da altri elementi del popolamento di età greca permette di dare un quadro innovativo dell'occupazione della Cora, quindi del territorio dell'antica Locri, ma anche per quanto riguarda le evidenze d'età romana.